Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella di pan brioche al cacao con crema al bacio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per il lievitino, latte tiepido, farina di tipo 0 e lievito di birra fresco. Per l'impasto, farina di tipo manitoba, cacao amaro, latte, burro, zucchero, aroma di vaniglia, granella di nocciole e una dose di crema al bacio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il lievitino. Mettere nel boccale il latte, il lievito, e la farina. Ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Lasciare lievitare nel boccale per 40 minuti. Trascorso il tempo, il lievitino è pronto. Aggiungere la farina, il cacao, lo zucchero, il latte, il burro e l'aroma di vaniglia. Ed azionare il bimby in modalità spiga per 6 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro infarinato. Stendere con il mattarello formando un rettangolo. Mettere la crema al bacio. E livellare con la spatola. Arrotolare dal lato lungo. Chiudere bene i bordi. E posizionare su uno stampo a ciambella da 26 cm di diametro ben imburrato. Pennellare la superficie con il latte. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno un'ora, coperto con pellicola trasparente. Trascorso il tempo, spennellare la superficie nuovamente con il latte. Cospargere con la granella di nocciole. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. La ciambella è cotta,
Lasciare raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella di pan brioche al cacao con crema al bacio. Grazie e alla prossima ricetta!